E chissà se è solo un caso, torna Zlatan Ibrahimovic per la prima volta in questa stagione, per la prima volta dopo la conquista dello scudetto e il Milan magicamente torna a vincere. Sia chiaro, non è un grande Milan, è ancora un Milan malato che deve guarire da tanti problemi che ancora lo attanagliano, però quantomeno è un Milan più solido, più compatto e che gioca un pochino più da squadra rispetto alle ultime oscene prestazioni. Un po' di considerazioni sulla gara di oggi, beh, partendo dal fatto che questo 3-5-2 su cui Pioli sembra voler insistere, non sembra esattamente il modulo giusto, il modulo più nelle corde dei calciatori del Milan. In particolare ci sono giocatori che sembrano fare fatica, gli esterni. Gli esterni, perché Theo Hernandez in questo momento non ha la brillantezza per fare tutta la fascia, lo stesso detto per Salemakers, anche se toglierei l'addizione temporale in questo momento. Credo che Salemakers non abbia proprio nelle sue corde il fatto di giocare da esterno tutta fascia. È vero che Theo serve l'assist per il gol di Giroud, però è anche vero che si divora due gol, non gioca una gran partita nel complesso. Per quanto riguarda Giroud, il primo tempo è semplicemente disastroso, sbaglia qualsiasi appoggio anche ai 2 metri. Nella ripresa però il gol lo carica a molla e torna un po' l'anima, il trascinatore di questo Milan che abbiamo visto tante volte. Altre considerazioni: non mi è piaciuto oggi Sandro Tonali, davvero senza il sacro fuoco, senza, diciamo così, l'anima che lo ha contraddistinto nelle sue solite prestazioni nel Milan, rimandato ovviamente sperando che contro il Tottenham possa giocare una grande partita. Mi è piaciuto Krunic, che a centrocampo ha tenuto bene diciamo la fisicità dei mediani del Toro. Mi è piaciuto Chau, ma bisogna dire la verità, solo Pioli poteva davvero pensare che Gabbia fosse meglio di questo ragazzo su cui il Milan ha investito nel mercato estivo e che secondo me merita di giocare decisamente di più. Ho rivisto un buon Kalulu finalmente, non mi ha convinto molto Kier, che in un paio di occasioni ha fatto tremare i tifosi del Milan ed è uscito forse non ancora in perfetta forma, e questo non è una buona notizia in vista della gara contro il Tottenham. Tatarusano tutto bene oggi, bisogna dire la verità, fa anche un grande intervento ma a gioco fermo. E poi via via tutti gli altri, con il solito Brahim Diaz che ci mette il cuore ma di occasioni pericolose poche, qualche buon dribbling a metà campo ma concretezza pochina. E un Rafa Leão davvero intristito anche oggi, ciondolante per il campo, un paio di scatti ma non è abbastanza per chi soprattutto chiede certe cifre in sede di rinnovo, per chi pretende di giocare sempre e comunque, per chi ha trascinato il Milan alla vittoria del campionato più bello di sempre, non dimentichiamocelo, appena qualche mese fa. Buono l'impatto anche di De Ketelaere nel finale, poteva fare qualcosina di più, però obiettivamente è un giocatore su cui Pioli deve investire di più, anche perché il Milan ha speso tanti soldi per lui. Bisogna dargli fiducia. A questo punto della stagione, con l'obiettivo quarto posto in ballo, è giusto dargli più minuti, soprattutto dall'inizio, dargli anche la possibilità di sbagliare, perché è un giocatore tutto ancora da scoprire e quest'anno non è stato il suo anno. Chissà che non possa diventarlo l'anno prossimo. Chiudo con due considerazioni. La prima: sarebbe stato bello oggi vedere il Milan giocare in maglia rossonera in un momento in cui i tifosi del Milan si stanno raccogliendo intorno alla squadra, stanno dando l'anima. Oggi anche quasi 70.000 a San Siro, in una giornata davvero freddissima qui a Milano. Siamo intorno allo 0 gradi. Sarebbe stato bello vedere il Milan giocare con la maglia rossonera e non con quel verde oliva tremendo che peraltro si mimetizza con il campo. E poi c'è da cambiare marcia comunque, perché martedì ci sarà una partita molto importante, decisiva per il proseguo della stagione. Non si può affrontarla con questo spirito. Bisogna vedere un altro Milan, bisogna rivedere un altro Milan. Questa è la speranza. Ci vediamo tra poco. Volo a calcissimo. Ci vediamo lì naturalmente. Vi aspetto a partire dalle 23:30 su Top Calcio.